che manca anche lui dalla slide di... però saremo avremo il primo evento qua. Allora, ma se hai anche DMI siamo a posto. Ah sì, se funziona. La vera sfida per me sarà parlare in 10 minuti. Ci proviamo. Ok. Vabbè, buonasera a tutti. In questa presentazione parleremo per una prima parte io per quello che riguarda la parte serverless e poi completerà, entrando nel merito dell'integrazione col Messenger, il mio collega amico Janos Torghiesi. Qual è stata l'idea? L'idea di fondo è stata, vabbè, belle queste tecnologie, noi sviluppiamo su tecnologie AWS, sviluppiamo su tecnologie Lambda da quando sono uscite praticamente, cerchiamo di capire se riusciamo a mettere insieme qualcosa. È arrivato il marketing e fa, bella questa cosa, dato che noi ci occupiamo di raccontare alla gente della digital customer experience, facciamo una cosa, fate un bot che spieghi a qualcuno che diavolo è sta digital customer experience, posto che se ne parla, se ne racconta tante e poi non viene fuori niente. E quindi abbiamo fatto questo esercizio che vi presentiamo questa sera. Presenteremo io e Janos. Vabbè, uno di noi due parla molto bene Magiaro, l'altro è quello bello. Cosa fa NeoSpinners brevemente? È un'azienda che sviluppa software di marketing automation avanzato, così come lo diciamo noi nel team di sviluppo. Se chiedete al business vi parlerà di digital customer experience, se chiedete al bot vi spiegherà che cos'è la digital customer experience. Non mi dilungo troppo, però sostanzialmente siamo su AWS dalla prima ora, abbiamo vissuto tutta l'evoluzione tecnologica e ultimamente ci stiamo occupando di serverless a tempo pieno. Una domanda veloce, quanti di voi usano Lambda in produzione? AWS Lambda in produzione? Quanti sanno cos'è AWS Lambda? Ok, allora, abbiamo iniziato ad adottare questo nuovo paradigma di sviluppo che non è proprietario esclusivamente di AWS. Diciamo che AWS sono stati tra i primi a renderlo disponibile in ambienti di produzione. In realtà è qualcosa che, se poi vogliamo trovare un'origine, l'origine si può identificare nelle cloud function di Parse, quindi ben prima AWS, però AWS l'ha portato a un valore di scala, a un livello di scala sufficientemente ampio da poter servire a contesti come quello di Netflix, piuttosto che come quello di Nike, piuttosto che come quello di NeoSpinners, quindi a diversi fattori di scala, a diversi ordini di scala. Parallelamente a questo si è andata via via formando la concezione dello sviluppo serverless, cioè che cos'è lo sviluppo serverless? Allora, è uno sviluppo in cui l'unità di sviluppo, di produzione di codice, non è più il servizio, non è più il sistema, non è più il server, ma è la funzione. Quindi è un agente che riceve un evento di qualche tipo, concretamente riceve un JSON contenente il contesto, fa delle operazioni e poi ritorna il risultato. Tutto il resto viene costruito attorno, quindi non ho macchine fisiche, non ho nemmeno macchine virtuali, non ho container Docker. Cosa vuol dire non ho? Non ho vuol dire che non fanno parte del mio perimetro, non è qualcosa di cui devo occuparmi. Sotto ovviamente ci sono. Chi di voi ha fatto qualche esperimento con Lambda, Lambda costruisce un container Docker attorno al vostro codice, deploy il codice nel container Docker e poi lo manda in esecuzione. Tant'è vero che in alcuni casi si può barare e si può infilare dentro la Lambda delle cose che magari non fanno parte del linguaggio supportato, ma che ci permettono di estendere la funzionalità. Quindi esiste ancora un server che esegue il vostro codice, non potrebbe essere altrimenti, però non dobbiamo occuparcene noi. Se con Docker non dobbiamo più occuparci della configurazione e della manutenzione dell'ambiente di produzione, con le Lambda non dobbiamo nemmeno più preoccuparci della costruzione dei container Docker. Cosa importantissima, tutto il gioco funziona fin tanto che le funzioni sono stateless, fin tanto che i sistemi sono stateless. Questo significa che se i nostri servizi, tanto più i nostri servizi, non hanno storage permanente a bordo, tanto più è facile portarli in una sua architettura serverless. Tanto più invece dipendiamo da uno storage locale del nostro servizio, tanto più sarà difficile poter migrare questa cosa a servizi serverless. Scalano per request. Questa è forse la cosa che lato business viene capita di più. Cioè, per che motivo devo spostarmi dalle mie fantastiche macchine Ruby on Rails provisionate, deployate su macchine virtuali o su container Docker e andare su una cosa di questo tipo?
Perché generalmente, nella stragrande maggioranza dei casi, quello che succede è che i nostri sistemi non gestiscono richieste tutto il tempo, anzi il contrario. Cioè ci sono tantissimi periodi in cui il nostro sistema sostanzialmente non fa nulla. E da un lato. Dall'altro lato, quando il nostro sistema invece inizia ad avere un numero consistente di utenti, quello che succede è che io devo andare a inseguire, proprio in termini di provision dell'infrastruttura, che posso fare via script, posso fare via codice, posso fare via CloudFormation, quindi automatizzato all'ennesima potenza, posso fare manualmente, ma comunque devo sempre andare a inseguire quella che è il throughput del mio sistema, il throughput atteso dei miei utenti. Nel caso di un deploy serverless, siano funzioni Lambda, funzioni Google, anche Google sta sviluppando una propria soluzione serverless, siano funzioni Azure, anche Microsoft ha pubblicato qualche mese fa la propria soluzione serverless, la cosa importante è che non posso fare under o over provisioning, perché viene eseguito soltanto tutto quel codice, tutto quel numero di volte che serve per soddisfare le mie richieste. E soprattutto non pagherò mai per quando il mio sistema è fermo. Quando il mio sistema è fermo è spento. Questo ha degli effetti negativi, che poi vediamo, ma ha una miriade di effetti positivi in termini di costi. Soprattutto se mettiamo insieme la scalabilità per request con le funzioni stateless, ho la possibilità di avere un sistema che è implicitamente fault tolerant. La funzione parte, per qualche motivo la funzione muore o viene uccisa perché raggiunge il timeout, ne viene lanciata un'altra che esegue quell'operazione. Di conseguenza sono meno dipendente dalla buona esecuzione della singola richiesta. Soprattutto, l'altra cosa importante, non è un nuovo linguaggio di programmazione, non è un nuovo framework, è una nuova architettura, quindi sì, devo sapere cosa ci sta sotto, devo sapere quali sono i paradigmi su cui queste tecnologie si basano, ma non ho bisogno di imparare un nuovo linguaggio di programmazione. Supportano tutti praticamente Node, Java e Python, molti supportano anche Ruby, alcuni supportano Go, ci sono poi dei modi per far girare anche linguaggi più esoterici, ci sono persone che sono riuscite a girare nel Lambda codice PHP ed eseguire codice PHP, c'è il supporto per C, insomma il supporto sta arrivando. Ultima cosa importante, che è un tema fondamentale, i sistemi che forniscono soluzioni serverless devono fornire la possibilità di gestire le metriche. Le metriche sono fondamentali per capire come sta funzionando il mio sistema. Non ho più un server dove dico, vabbè, apro e vado a vedere cosa succede. O comunque ho i log di Tomcat e i log di Tomcat viene loggato qualunque cosa, io vedo in sequenza cosa è andato male. Ho bisogno di avere metriche e di poter aggregare queste metriche. Nel panorama di soluzioni che mi permettono di gestire il deploy di funzioni ce ne sono alcune, una fattispecie quella che vediamo stasera, che è quella che poi dà il là al lavoro di Janosch, ce ne sono alcune che stanno emergendo. Questo perché? Perché nel momento in cui io vado a spacchettare il mio codice, magari che prima era 1, 2, 3, 4 microservizi, oggi arrivano ad essere 10, 15 o 50 lambda, ho un problema enorme, devo gestire il deploy, devo gestire il provisioning di tutta questa infrastruttura, devo gestire gli update e quindi ho bisogno di avere un qualcosa che lato DevOps mi permetta di farlo senza impazzire. Serverless Framework, ad oggi nella sua versione 1.1, è una soluzione probabilmente la più matura che oggi il mercato ha da offrire. È partito all'incirca un anno fa, a reinvent dell'anno scorso, presentato. Non è una soluzione di AWS, è una soluzione di uno sviluppatore che ha programmato questa cosa a cavallo del weekend, l'ha presentata ad Amazon. Amazon gli ha detto va bene, viene a fare uno speech a reInvent, nell'arco di una settimana aveva 10.000 star su GitHub e 2-3 mesi dopo ha preso il primo founding. Adesso credo che abbiano preso un founding recentemente da 3 milioni. Difatti hanno costituito un'azienda, magia del mondo americano, hanno costruito un'azienda attorno al serverless framework, hanno rilasciato la 1.0, si stanno muovendo a una rapidità impressionante. L'obiettivo di serverless è di fornire la possibilità di costruire un progetto in termini di progetto versionato su Git in cui io vado a inserire le mie funzioni, il codice relativo alle mie funzioni, vado a inserire un file di configurazione del mio sistema e poi lui si prende in carico di creare l'infrastruttura in cloud, fare il deploy delle funzioni, collegare i gateway configurando il gateway fornito dall'infrastruttura e rendermi il sistema funzionante.
Non è ancora vendor independent, nel senso che ad oggi serverless funziona su AWS, ma hanno in roadmap nell'arco dei prossimi mesi di supportare anche Google e Azure. Cura la provisione delle risorse, ovviamente tutti questi sistemi vanno nella direzione spinta dei microservizi. Il mio servizio tende a coincidere con la mia funzione. La mia funzione può gestire tutti e quattro i metodi HTTP di una risorsa, quindi può fare lei da demultiplexer, o in alcuni casi, si parla quindi anche di nano servizi, io posso avere quattro funzioni, una per ciascun metodo che voglio gestire. Cosa fa da collante? Il gateway. Quindi ho bisogno di appoggiarmi a un sistema infrastrutturale che debba avere delle caratteristiche abbastanza solide e che ad esempio mi gestisce il routing dei miei dati. Come partire con il framework? Estremamente facile. Se siete sviluppatori Node, npm install serverless save. Per una serie di motivi, fidatevi, installatelo localmente nel vostro package, non avrete problemi di conflitti di versione. Detto questo, creo quello che lui chiama un servizio costituito da tre file, un file di configurazione dell'infrastruttura, un file YAML, dove vado a descrivere le risorse che mi servono, un file che è l'handler della chiamata HTTP che vado a servire, e un file che costituisce l'evento da utilizzare come test. Il file handler è l'entry point del mio codice. Dall'interno di questo file di configurazione posso andare a specificare se io ho un servizio che manda un evento di tipo HTTP. Ops. Ho fallito. Che manda un evento di tipo HTTP e che va a essere gestito da una banda, oppure più servizi che mappano lo stesso evento sullo stesso handler, sulla stessa funzione. Fatto, passo la palla a Janos. Ho fallito di 10 secondi. Beh, è già un momento. A te non serve il timer tanto. Ciao a tutti, sono Janos, collega di Luca. Parlo Magyar, ma parlerò italiano. Allora, parliamo di serverless e di chatbot. E la prima domanda: perché questa attitudine di serverless così adatto a fare una integrazione tra i diversi servizi? Di specie abbiamo fatto il nostro chatbot con API AI e il Facebook Messenger, ma in generico in qualsiasi integrazione, perché Lambda funziona come una colla tra i diversi servizi. Veramente è semplicissimo di scrivere in Node.js o in altri linguaggi di programmazione un paio di righe di codice che va a consumare un certo servizio, fa qualcosa con questi dati e manda a un altro servizio. Cioè, Lambda è pensato per questo tipo di casi di uso. Qui, nel nostro caso, non c'è neanche nessuna persistenza. Cioè, viene il messaggio dall'utente Messenger, elabora, manda all'API il testo in linguaggio naturale, riceve la risposta di API e rimanda a Facebook. Però, volendo, si potrebbe mettere qui, esattamente qui, è un servizio di analytics o salvare i dati da qualche parte in una DynamoDB, in AWS o CloudWatch, volendo, anzi, molto consigliabile da fare questa cosa per fare analytics successivamente, cosa succede, di cosa stanno parlando gli utenti. Però, per semplicità, perciò. Quindi, cioè non ne parliamo adesso. Questo diagramma è l'architettura generico di alto livello, dove conversazione inizia di Facebook, da Facebook Messenger, che tramite un webhook chiama il nostro endpoint di Lambda, quindi proprio l'utente, quando inserisce il primo prima frase, questo sveglia il nostro Lambda. Lambda estrae la frase in linguaggio naturale di questo messaggio da Facebook Messenger e manda gli API.
API AI, non so chi conosce, qualcuno conosce API AI? È una conversation UX platform. Quando è arrivato questo nostro requisito da business di fare questo chatbot, io ho fatto un po' di scouting, cosa c'è in giro, cosa non c'è, mi sembra questo è più ragionevole, più complesso, uno dei più complessi, uno dei più semplici di fare e iniziare senza, noi non abbiamo particolarmente background di chatbot. Gestisce le conversazioni e prende responsabilità di tanti diversi aspetti di questo task, in fattispecie cerca di capire cosa sta dicendo l'utente, selezionando uno di intent predefinito da noi, da sviluppatore. Quindi devi descrivere l'argomento di conversazione che si chiama intent, con esempi di frasi, e lui successivamente con un machine learning built-in cercherà di anche di altre frasi di dedurre qual è l'intent, qual è l'argomento della conversazione. Fa anche entity extraction, tipicamente estrarre una, vuol dire estrarre un valore di un argomento della conversazione. Il classico esempio qua è una chatbot che ti torna in previsione di meteo, e quindi se chiedi come sarà il tempo domani a Londra, questo l'intent in questo caso è voglio sapere, cioè previsione meteo. E due entity potrebbe essere domani e a Londra, che il tempo è la città, cioè la posizione. Oltre a questo ci danno anche una conversation engine che praticamente riesce a fare una graph di conversazione, mettere insieme come il filo della conversazione deve sviluppare e come dovrebbe, cosa aspetta il chatbot in un certo momento della conversazione. Vabbè, c'è un, volendo c'è un API per il speech, cioè riconoscimento della voce e TTS. Ci sono alcuni conversational domains che chiamano loro, che sono nient'altro che una centinaio di intent predefiniti da loro, un small talk, che sono chiacchierate generico, questo small talk, per esempio puoi chiedere come ti chiami, sei un chatbot. Loro hanno raccolto centinaia di domande più o meno che tipicamente la gente appena capisce che il chatbot scrive lì e risponde qua a cosa, quindi questo vive, rende veramente più reale questa conversazione. C'è una trial, anzi un free tier abbastanza generoso. Facebook Messenger Platform, chi conosce, penso che più o meno conosciamo. Facebook ha annunciato, non so quando, più un anno fa più o meno, questa possibilità di poter integrare chatbot nella loro piattaforma. In questo momento interessa soprattutto dal punto di vista tecnologico. Loro sono capaci di mandare la conversazione, anzi la domanda dell'utente a un webhook definito da noi. Questo è il più importante aspetto della conversazione. È il chatbot che riceve questo JSON tramite il webhook e la domanda dell'utente deve elaborare questa domanda e rispondere in linguaggio naturale. È relativamente complesso di configurare un chatbot su Facebook Messenger, però ci sono i tutorial sulla documentazione di Facebook Developer, quindi lo si può seguire. L'importante
parte che sempre deve essere una pagina di Facebook, il chatbot può vivere solo in una pagina di Facebook, devi creare un'applicazione di Facebook anche che rappresenta questo chatbot e configurare alcuni token specifici all'autenticazione tra Facebook e il chatbot che sta dietro in questo web. Ok, quindi il lavoro cominciava di creare questo bot su API AI, questo più o meno l'ho raccontato. Dal lato di business abbiamo ricevuto una serie di esempi di domanda, quello che il bot dovrebbe rispondere, e questo finito in un graph di conversazione di genere, dove il giallo è la domanda dell'utente e il verde è la risposta della bot. Quindi si vede che abbiamo semplificato abbastanza la conversazione, cercando di spingere l'utente di sempre dire sì o no, perché questo diciamo un'attitudine un po' da difenderci, però comunque è capace di riconoscere alcune altre cose anche l'utente. Quindi si può entrare nella conversazione in questi diversi punti di giallo, oppure si può seguire il filo di conversazione sempre dicendo sì o no. Come si può fare questo? Il bot cerca di spingere all'utente di rispondere sì o no chiedendo una domanda specifico dopo tutte le frasi. Quindi questa è una tecnica di diciamo, semplificare o poter mandare avanti la conversazione in modo semplice. Poi qui ci sono i diversi concetti di Digital Customer Experience sul quale questo chatbot è capace di rispondere. E questo si è trasformato a un'applicazione su API AI, su diversi intent. Qui ci sono relativamente tanti intent, perché per ogni freccia che avete visto nel diagramma precedente corrisponde un intent semplicemente per poter tracciare la conversazione e lui sappia dove c'è esattamente, in che punto della conversazione si trova. E se in un certo momento l'utente dice sì o no, dove deve proseguire. Ci sono altre, probabilmente ci sono anche altre tecniche per fare questo senza così tanti intent. Io ho sperimentato un po', alla fine questo mi tornava il più che funzionava il meglio. Un intent, vediamo, uno che si chiama greeting, questo è l'inizio, e semplicemente consiste in una frase di esempio, tutto in inglese per il momento. Mi richiesto che l'utente può dire hello, good morning, eccetera. Queste frasi vengono alimentate dal sistema di machine learning della loro piattaforma, e quindi anche se qualcuno dice hello, good day, che non è comunque elencato qua, probabilmente riesce a capire che questo era un saluto. E quindi la risposta è Andy, se sai che se ne, ok, questo si potrebbe vedere. Dopodiché, un altro importante concetto sono i contesti. Non voglio tanto entrare nei dettagli perché probabilmente questo valerebbe appena una presentazione a parte. Praticamente sono variabili salvato sul lato di server di API AI durante la conversazione, che sempre riescono a tracciare, collegare questi diversi intent tra di loro. Ok, quindi sono qui dentro, praticamente questa è una rappresentazione del quello graph che abbiamo visto prima. Ok. Il secondo passo era di creare il Messenger app
testi a alcuni passi. Se vi interessa, consiglio di andare direttamente sulla documentazione di Facebook Messenger. Ci sono due punti di vista un po' delicati. Uno, che bisogna Facebook vuole assicurare che il tuo chatbot conosca lui, quindi Facebook Messenger, l'applicazione Facebook Messenger, e che il questo per autenticare, per autenticare, cioè Facebook Messenger vuole autenticarsi in confronto del tuo chatbot in un modo che non possa chiamare qualsiasi servizio il tuo webhook, e questo semplicemente metti là una verify token, che è praticamente un password che Facebook Messenger ti manda all'inizio. E l'altro lato di sicurezza, che i messaggi degli utenti della tua pagina vengono protetti tramite questo page access token. Quindi invece il tuo bot deve conoscere page access token per poter ricevere i messaggi della tua pagina. Quindi questi due lati, che ci vuole un po' di codice a gestire. Dopodiché di conversazione viene fatto semplicemente tramite il webhook. Cosa c'è più precisamente in quella scatolina che abbiamo visto prima? Qui c'è un HTTP endpoint, un REST endpoint, il quale il URL viene inserito nella configurazione Facebook Messenger come webhook. È un altro servizio di AWS che si chiama API Gateway, che risveglia, è responsabile per risvegliare il lambda con il payload della webhook, ovvero il messaggio dell'utente. Il lambda poi chiama API AI, anche lì c'è un altro, semplicemente un API key, viene passato ovviamente, che identifica il nostro bot, l'API AI, e la risposta viene ritrasformata nel formato nel quale aspetta Messenger, e sempre tramite API Gateway viene rimandato sempre la stessa risposta della request. Va bene, praticamente è finito anch'io, qui c'è un altro slide, però ho raccontato tutte queste cose un'altra volta. Il codice che implementa tutto questi tutto questo lambda è veramente poco. Cioè, 2 volte 200 righe di codice, incluso tutte queste autenticazioni di access token e così via. Quindi posso vai lasciare soltanto l'ultima slide, sì, che è quella con i riferimenti alle slide. Trovate questo materiale più due slide di approfondimento, e se volete provare poi di CXBot fate pure, e poi contattateci, scriveteci se avete dubbi o domande. Stiamo ancora decidendo se rilasciarlo open source oppure no, semplicemente per ragioni di documentazione, ma molto probabilmente nelle prossime settimane lo pubblicheremo anche open source, ma va avere un caso d'uso. Ma... e ovviamente iscrivetevi anche alla CUSA Group Italy, partecipate, stiamo cercando con Paolo di far partire un po' di eventi insieme, siete benvenuti. Per migliorare la manutenzione del codice, poi non c'è una maniera per non creare tutti quegli intent nel momento in cui voglio, per esempio, cambiare leggermente il grafico? Sì. Succede un casino. Questo. Per fare serverless, forse perdo poi in maintainability. Sì, questo in verità rispetto alla struttura di questo particolare chatbot che deve mantenere questo grande grafo di conversazione. Si può automatizzare perché API AI espone tutto tramite i REST, quindi avevo una mezza idea di
di avere una file di scrittura che automaticamente genera questi intent a base di una descrizione della conversione.